gonna grow, this out of control. I'm ready to blow, ready for war, I'm ready for smoke, you ready to go? Really sick, I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm three steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me and 40, life's a wreck. Ebbene, buonasera e ben ritrovati qui sul canale di PG Esports al Caster Desk, il cui presente di Noise, affiancato come sempre da Moonboy, pronti per quello che potrebbe essere l'ultimo match di Samsung o la ripresa dei Raccoon. Siamo a match point alla fine, dopo tre sudate partite, diciamo che a questo punto uno dei team doveva arrivarci. Vedremo se il match point sarà effettivamente anche poi match, virgola, point, match, virgola, punto, a posto, perché... effettivamente i Raccoon si sono dimostrati più volte in grado di saper accogliere e respingere anche le aggressioni che i Samsung hanno presentato loro. Quindi adesso bisogna vedere cosa i Raccoon vogliono fare per cambiare un po' le carte in tavola. Per i Raccoon ci sono state tre partite di lasciare Senna, Karthus e i loro avversari. Adesso un po' come la questione sollevata dall'Analyst Desk è: li banniamo? Quale banniamo? Li banniamo entrambi? Due ban sono pesanti da pagare come tassa all'interno di una draft. E se non li banniamo entrambi, chi banniamo di loro? E effettivamente è una cosa che è un rischio adesso bello grande da correre, perché non bannare nessuno dei due, infatti già arriva il ban di Karthus, non vogliono correre rischi, vuol dire ti stai giocando tutto sul fatto che sì, lo scorso game l'abbiamo perso per alcuni errori, magari con setup diverso e possiamo portarcela a casa perché l'abbiamo già fatto, ma questa volta non hai quel game che puoi perdere. In più, questa volta se perdi, sei fuori. Questo è vero, in ogni caso, come possiamo ben vedere, come tu hai giustamente detto, c'è Karthus già bannato, quindi come dicevano anche dall'Analyst Desk, ci sarà sicuramente qualcosa di diverso adesso nella composizione dei Samsung. La risposta di Samsung è sempre la stessa, tra l'altro ricordiamo red side, blue side per i Raccoon, red side per i Samsung. Dicevo quindi, LeBlanc ancora una volta rimossa dalle mani di Frescovi, vedremo adesso la risposta dei Raccoon. Magari una Senna? Boh. Appunto, bene, se vuoi bannarli entrambi significa che vai a rinunciare a molte di quelle pressioni da immediatamente in draft, lasciando molte cose scoperte ai tuoi avversari, mentre i Samsung si sono mantenuti molto costanti con il loro ban, hanno ben chiaro in mente cosa non vogliono che i Raccoon vadano a giocare, e alla fine non so quante cose li hanno messi veramente alle strette all'interno di questa serie, perché sì, hanno perso un game contro una Felios che è diventato molto pericoloso, ma lo scorso con lo stesso campione, con la stessa intenzione, se lo sono portati a casa, quindi appunto non c'è altrettanta pressione. Mi immagino che i Samsung continuino con il loro standard pattern di banare LeBlanc, Set, poi Volibear, e poi vediamo nella seconda fase cosa è necessario. Per il Raccoon, appunto, rimuovere quel Karthus, se non vai a rimuovere Senna lascia comunque ai Samsung l'opportunità di giocare Senna. Vero. Magari con un altro mago, d'altra parte Gubin ha già giocato diversi, potrebbe essere quella Syndra, potrebbe essere una Cassiopeia, potrebbe essere un Bruiser persino. Sì, volendo anche col Wukong per l'appunto potrebbe andare al fianco di Senna. Giusto, volendo. Giusto. Arriverà Syndra per i Raccoon, quindi andando comunque a rimuovere una di quelle possibilità sia dalle mani di Niter sia dalle mani di Gubin se volesse giocarlo in corsa inferiore. Vedremo adesso i Samsung come vorranno chiudere, se sempre al solito con quel Volibear oppure magari opteranno per qualcosa di diverso. Sicuramente già in questo modo i Raccoon hanno, se non altro, forzato i Samsung su qualcosa di diverso in corsia inferiore. Quindi non avremo quattro game con... Aphelios! Aphelios bannato dagli coraggioso. Stessi... Aphelios bannato dai Samsung adesso, quindi questo lascia Volibear disponibile. E quindi vero. Può essere anche un po' una sfida lanciata dai Samsung. Il prendi tipo, Volibear? Se vuoi prendere Volibear adesso aperto, ma lo vuoi prendere veramente quando siete con le spalle al muro, quando è la tua ultima risorsa? La risposta è sì, perché effettivamente ci hanno anche vinto con quel Volibear con Deidara, quindi perché no effettivamente potersi avvantaggiare con un pick che ormai sempre più sta spopolando. Tappa fissa per la corsa superiore è un'ottima... un'ottima risorsa da poter raggiungere, e non solo, con due jungler così attivi nell'early game è anche un ottimo modo per iniziare a fare dei dive in più sicurezza, perché per l'appunto la suprema di Volibear permette in ogni caso di disabilitare le torri per qualche secondo. Ornn, la risposta adesso potrebbero andare su tolto però Aphelios, sto pensando un po' degli carry che potrebbero giovare da quei potenziamenti di Ornn. Adesso si va comunque a scendere, c'è qualcosina, magari c'è sì quell'Ezreal se volessi effettivamente metterlo nelle mani di Gubi, volendo. Sì, le AD carry ancora molti disponibili, se vuoi andare a selezionare la AD carry qua puoi andare a prendere anche qualcosa di flessibile. Ashe alla fine arriva per Gubi, quindi questo non è soltanto un buon pick per Gubi e per la composizione dei Samsung, è altro engage aggiunto, altre potenziali di aggressione da distanza, ma è anche un pick che toglie dalla mano di Ralesh, perché Ralesh nel primo game non aveva Aphelios, ha giocato Ashe. E adesso quindi senza entrambi quei campioni Ralesh dovrà optare per una terza opzione, e sappiamo che quindi
si potrebbe scendere un pochino di priorità. La botlane di Raccoon comunque è stato forse il lato di mappa che ha fatto un pochino più fatica nel corso dell'intera serie. Vedremo, vedremo, perché alla fine con questa selezione di Aphelios potrebbe voler dire una botlane in situazioni ancora più complicate da gestire, ancora più spinose. Karma è ancora disponibile, quando voglio fare la classica bot un po' tra il Karma, il ritorno del poke, del doppio poke slash enchanter support quando Yumi è stata praticamente rimossa dal gioco, pace l'anima sua. Wow, Nautilus come scelta da affiancare, quindi un buon modo anche per ingaggiare lato Darkly, dovrà stare comunque molto attento perché l'hai detto, comunque i controlli non mancano da parte di Samsung e qualora un Nautilus si voglia lanciare dentro un teamfight sarà difficile poi uscirne. Sì, assolutamente, e quindi è un po' il classico campione che ha bisogno di prendere un certo vantaggio. Sì, molto particolare, di solito si va al contrario proprio per giocare un po' sul fattore grab più veloce, grab più lento. Vero. Particolare scelta quindi di click di poter utilizzare trash, ma ovviamente al di là dello scontro diretto l'impatto che può avere in un team fight è sicuramente ottimo per il proprio team. Sì, ed è più anche un quasi mettere sotto scacco trash e dire sappiamo che vuoi prendere trash perché al fianco di Ashe è un campione che gioca molto bene, poi a fornire molta più sicurezza in fase di corsia. Se non vuoi giocare un Enchanter, probabilmente è il miglior campione che vuoi prendere. Quindi noi prendiamo un Nautilus che contro gli Enchanter gioca molto bene, contro Thresh gioca abbastanza bene, ma almeno con Thresh mantiene poi quel potenziale di playmaking e di lanterna, soprattutto per salvare il tuo AD carry qualora venga cacciato in una situazione spiacevole. Seconda fase di ban con Lee Sin lato Samsung per andare a rimuovere la Ploxy, che ha avuto dei match spettacolari su un campione del genere. Risposta da parte di Raccoon su Graves per permettere ovviamente al proprio jungler di non dover, se non altro, condividere la champion pool. Ekas ha avuto anch'esso delle buone prestazioni su quel Graves. Vediamo se vorranno spendere altri ban su la giungla stessa. Beh, immagino di sì, la giungla c'è, non ancora è ancora la mid libera comunque. Sì, abbiamo una selezione praticamente paritaria da entrambi i lati. Abbiamo giungla e mid, quindi come ruoli un po' primari. Bisogna vedere un po' qual è la preferenza delle squadre. D'altra parte sia Frescovi che Igniter hanno avuto dei momenti di grande valore all'interno di questa serie, ma lo stesso si può dire di Ekas e alla fine anche di Ploxy, perché con il suo skin ha avuto delle ottime azioni, quindi quello sicuramente era un ban dovuto lato Samsung Morningstars. Fiddlesticks addirittura rimosso, che fa quasi un po' da doppio ban, perché l'abbiamo visto giocare prevalentemente, l'abbiamo visto giocare soltanto la Niter dai Samsung, ma è un possibile flex verso la giungla pur sempre. Ora però mi aspetto che i Samsung magari vogliono andare verso un Azir ancora disponibile, sarebbe un buon danno magico che manca ancora all'interno della competizione. Arriva Nidalee. Questo vuol dire che adesso è nelle mani di Raccoon il primo pick per il mid laner. Vedremo quindi su Frescovi cosa vorranno andare a giocare, e mentre invece per Niter sarà il counter pick. Sì, sono d'accordo nel lanciare un pochino il counter pick a Niter, che alla fine è stato un membro molto chiave dei Samsung all'interno di questa serie. Oltretutto i Raccoon hanno pur sempre quella potenziale flessibilità del campione di Volley, perché adesso con questa selezione di Wukong mantiene questo potenziale flex, perché abbiamo visto dei Wukong anche dirigersi verso la giungla, quindi non mi abbiamo la certezza più fino agli swap totale. Questo è vero, però mi aspetto forse di più da parte un Wukong da parte di Dara che un Volibear da parte di Dara. Questo perché nelle corde di Proxy vedo più un Volibear, almeno nella giungla. Diciamo che tra Wukong può andare in giungla, ma Volibear gioca un pochino meglio. Sì, sì, è vero. Diciamo che si trovano un pochino più a loro agio nelle rispettive zone. Ma alla fine arriva Zoe per Frescovi, quindi sarà questo un altro game da 9 solo kill, come ci aveva dimostrato nella stagione regolare. Vedremo, è una bella sfida. Niter adesso soprattutto è il counter pick, sa benissimo cosa sta affrontando, non sa ancora bene quale sarà il duo mid jungle precisamente. Questo Corki è un campione ottimo da prendere contro Zoe, sia perché puoi avvantaggiarti di eventuali resistenze magiche nei primi livelli con oggetti come il mangia magia eccetera eccetera, mantieni un enorme scaling verso il late game con quello che è a tutti gli effetti un doppio tiratore, quasi anche più rilevante di Ashe quando si inizia a parlare di danni dal late game. Hai comunque un buono scatto con il pacco per andare anche tu una sorta di mezzo engage, tagliare la strada. Sì. E anche quando una bolla della nana in team fight o comunque durante la corsia ti venga a prendere, hai uno scatto per allontanarti oltre il dovuto. Quello che un po' mi preoccupa però adesso sono i danni, perché è vero, Corki farà anche danni un po' ibridi, però i danni adesso da parte fisici soprattutto vengono un pochino a mancare, perché Ashe stessa ha una tipologia di danno un pochino più atipica, perché è vero, deve iniziare a ingranare con le 5 stack, poi preme la Q, inizia a fare degli ottimi danni grazie anche a Runan, può spargere una grande quantità di danni, ma devi avere la possibilità di farli. E da quello che abbiamo visto negli ultimi team fight,
la particolare lacuna è quella di lanciarsi sulla backline. Già. Quindi se sta scappando non può fare le stack, non può attivare la Q, non può fare danni, quindi vai a perdere tantissimo di quei quindi ti mantieni il volley e la R per i controlli, ma poi se non hai un follow up difensivo ti perdi un po' con Ashe. Sì, molto vero, assolutamente. Questo vuol dire per i Samsung è quasi indispensabile che Gubi non rimanga indietro, altrimenti ci sarà una pesante carenza di danno fisico nelle fasi finali di gioco. E alla fine quello che hai costruito anche con questo Duomi Jungle è un po' una mezza poke comp. Nidalee e Corki possono avere comunque quell'influenza dalla distanza che poi transizionano benissimo verso il late game di Corki, quindi è una composizione in evoluzione costante magari all'interno della stessa partita. Vedremo signori, perché è il momento di dirigerci sulla land di evocatori. Questo sì è il quarto match della giornata. 2-1, Samsung Monster conducono contro i Raccoon. E da casa, come al solito, con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo game con hashtag RCNWin contro hashtag SMSWin. Sto guardando un po' a giro i vari setup, niente di particolarissimo, un'evocazione di Airy per Frescovi sulla corsia centrale, questo forse è quanto di più strano ci sia, ma è comprensibile che anche contro un campione come Corki tu possa optare verso uno stile un pochino più incentrato sul poke costante di corsia, senza ricercare le combo totali da proc di Electroshock e danni bonus, quindi... interessante, un po' insolito, ma pur sempre interessante. Questa volta, ancora una volta, arriva il late invade da parte dei Samsung, ma questa volta troveranno degli avversari su quella prima mappa. E se l'aspettavano, infatti, arrivano già i primi danni. Che non impegna ancora il grab, vedremo cosa vorranno iniziare a fare. Alla fine, però, un late invade che continuano a contenderselo, tanto tempo perso. E c'è ancora il lume dai parte di Samsung dietro quella tana, quindi già. Sanno bene i Samsung cosa sta succedendo quel potenziamento rosso. Wow, Proxy si è rifatto il taglio di capelli, non credo che sia, il pelo in tutti i sensi. La toilettatura. La toilettatura, esatto. Ekas qui molto aggressivo, c'è un lume in ogni caso di pronto, mamma mia. Fin da subito, 2 minuti, questa partita può essere compromessa subito. Già. Infatti lo vediamo, Gubi volley non più a disposizione per poco. I jungler ancora non hanno preso un campo. I jungler non hanno fatto niente per adesso. Hanno continuato a minacciare l'intervento, ma alla fine Ekas si ritirerà nella sua giungla, la bot lane continuerà a fare i propri affari, ma Dark ha subito un sacco di danni da quel trade iniziale di click, quindi... saranno i Raccoon a uscirne un po' svantaggiati da questa prima schermaglia. Molto tempo perso e poco di ottenuto. Questo vuol dire comunque una parità in realtà, perché se ci pensi alla fine Volibear vuole arrivare a iniziare a carburare un po' di difesi, un po' di HP, un po' di danni e arrivare a quel livello 6 pronto per poi magari assestare con Deidara, che ha un'ottima combinazione di controlli seppur contro un tank, ma un buon dive, tutto sommato. Puoi comunque creare e cercare dei dive. Però anche dall'altra parte, Ekas, con una Nidalee vuoi cercare di avere un buon early game, avere fin da subito quei danni esplosivi con il tuo giavellotto. Il fatto che siano partiti a 3 minuti ancora con i livelli 2 è una parità a conti fatti, perché in quello che vogliono fare non avranno un'eccellenza nell'early game. Sì, c'è da dire che per come sono divisi proprio i ruoli di questi jungler è più pesante per Ekas rimanere indietro rispetto al ritmo generale della partita, perché con Nidalee molto spesso fai affidamento anche al tuo snowball, all'essere più forte degli avversari e a sfruttare quel vantaggio per cercare i tuoi trade, mentre per Proxy quando si parla comunque di diventare più tankoso, diventare più resistente, non importa partire in svantaggio perché comunque partirà in svantaggio in quanto tank slash bruiser. Già. Però in ogni caso da parte dei due jungler c'è comunque la possibilità di potersi riprendere senza problemi. Frescovi dovrebbe aver visto in realtà Ekas muoversi dentro la parte centrale. Vuole comunque minacciare un gank. Il giavellotto è partito. Si lancia in avanti. Illusione! L'autoattacco finale. Bravissimo Prox adesso in intervento. Hai rubato sì il red buff di Ekas, ma è costato un primo sangue. Questo permette a Nidalee di rientrare in pieno nella partita. Già, bellissima esecuzione da parte di Ekas. Frescovi tratto in inganno dal fatto che avevano visto Deidara. La Nidalee sul... Deidara! Il flash sono ad un palmo. La fiammata! Non flasha, flasha! Oh mio Dio! Stem bosse! Wow! Eravamo tutti a trattenere il respiro su quel flash. Già. Già, e questa è una morte pesante per Deidara. Anche perché dovrà
utilizzare il teletrasporto, immagino. Ed è per la wave questo è... che si flash in diagonale, sempre. La wave era messa abbastanza male, ma qua rivediamolo, Ekka si è arrivato in questo cespuglio senza che Frescovi ne avesse conoscenza. No. Quindi per Frescovi alla fine sì, è stato un tentativo di flash, ma facile per Ekka seguire e portarsi a casa poi quell'uccisione. Qua qui Deidara ha preso un sacco di danni, più che altro. Già, e guarda più che altro come ha messo anche la wave. C'è un sacco di minion, quindi Deidara magari ha il vantaggio di ho il minion dalla mia, ho il livello in più, non mi risponderà all'aggressione. Stenboss risponde tranquillamente, perché la differenza in HP è enorme e i minion non stanno facendo abbastanza danni quanto Deidara spererebbe. Quindi si arriva a una situazione veramente... nettamente diversa a livello di danno. Il flash per baitare il flash. Stenboss non voleva nemmeno fare flash auto attack in quella, no, in quell'azione. Voleva aspettare era, dove andasse a flashare. Era, era un'azione semplicemente per garantire la Q. E se flashi, sai che devi dare a flasherà via per evitare l'auto attack. E a quel punto non potrai schivare la Q. Veramente bravo. Ben fatto, Stenboss. Molto bravo. Padronanza totale dello scontro. E alla fine Deidara non ha nemmeno utilizzato il teletrasporto. Quindi tutti quei minion con la grande wave ha fatto un bel freeze. Click adesso per la sotto aggressione, ottimo il fatto che Ekka abbia intercettato quell'ancora di Darkrai, questo permette a Click di ritirarsi ancora in piena vitalità. Gumi risponde però molto bene a quei danni, ecco qui infatti lo vediamo come saettano Darkrai, ora in difficoltà, un'altra uccisione per i Samsung su Nighter. Wow, due uccisioni sui tuoi DPS e uno sul tank, perfetto. Già, questo è molto comodo. Questo è molto molto comodo per i Samsung. Purtroppo per i Raccoon un'altra azione che è andata un po' storta ed è durata un po' troppo rispetto a quanto avresti voluto farla durare. Primo Dragon nelle mani di Samsung. Tra l'altro il prossimo non sarà dalla montagna, per fortuna dei Raccoon, onde evitare che quell'Horn diventi inarrestabile. Questo però vuol dire oceano o landa infernale. Wow, ancora più speziato. Già, landa infernale aggiungerebbe tanti danni, soprattutto a campioni come Korki e Nidalee, che nel mid game e nel late game raggiungono proprio grandi picchi di danni dalla distanza. Ma quella dell'oceano farebbe comoda di dare Ploxy. Sì, quella dell'oceano sarebbe molto buona per poter continuare a fightare anche in maniera prolungata. Ekas ancora una volta. Oh, scoperto dallo spostamento arcano. Molto bravo qui Rarash. In ogni caso corsa inferiore che bene o male salva alcune aggressioni, certo adesso la morte di Darkrai, ma tolto questo andava più o meno per le sue. Stenboss, un'altra fantastica combinazione, Deidara non risponde bene, la sua concentrazione è sui minion ma sta subendo sempre tantissimi danni per assicurarsi quel farm, e il fatto che lo portino comunque ad essere sotto di farm è una tragedia. Ti concentri sui minion, muori per quello e sei comunque sotto i minion. Già, è quella morte, la prima morte l'ha punito veramente tanto, ha perso molta pressione sull'ondata e sulla lane in generale. Adesso vediamo addirittura dopo questo recall da parte di entrambi i top laner, Stenboss sta già andando verso la corsia inferiore, mentre Deidara ancora una volta si sta dirigendo verso la top lane, questo perché forse lui ha dalla sua, meglio, non ha il teletrasporto ma ha la Suprema, quindi può cercare di, e vorrebbe cercare di influenzare un eventuale fight al messaggero. Rarash può contribuire anche dalla bot lane con quella sua ulti, quindi non è strettamente necessario mantenerlo nella zona del fight. Adesso aggressione sul quadrante, nemico dei Raccoon con Ekas che in ogni caso ha click a proteggerlo. Siamo ormai a 8 minuti, c'è quel messaggero, la 2 bot si è già spostata velocemente, questo vuol dire che per i Raccoon non ci sarà un vero e proprio motivo di risposta. Sì, ok, si sta spostando Darkrai, Rarash come da prassi rimarrà da solo in corsia, ma la volontà non è quella di contendersi il messaggero. Sembra proprio così. Sembra proprio che il trade sia stato un trade a senso unico questa volta. E Samsung continuano ad accrescere il loro vantaggio. Già. Non aiuta che ovviamente jungle e mid abbiano quelle prime uccisioni per dargli un boost non indifferente. Già. I Samsung sono messi veramente bene adesso. Partire subito così carichi con campioni che comunque vorrebbero scalare, anche soltanto mettere una kill fin da subito nelle mani di Korki, permette di arrivare prima a quella Muramana e poi quindi poter avanzare ancora più rapidamente verso la virtù della triade e raggiungere quella power spike a doppio oggetto con la Muramana full staccata, che lo rende un campione così spaventoso nella transizione anche dal mid game al late game. Ci sono dei ping da parte anche di Nighter, potrebbe volersi dirigere anche un incorso superiore ma alla fine no, semplicemente un piccolo lume di controllo. Vogliono andare per la first tower, mentre invece Raccoon voglio andare per la kill. Evocazione comunque della Forge, i danni in ogni caso si vanno ad abbattere. Ottime le gestioni dell'agro, per quanto i danni potrebbero bastare. Ma Rarash non riesce a dare il colpo di grazia, Stenboss è ancora vivo e gli auto attacchi si spendono molto male. Alla fine arriverà l'uccisione, Darkrai 1-1, tremendo, con addirittura la prima torre che cade. E guarda le capocciate adesso come si abbattono.
Click prova sul grab, hanno ancora un po' di minion, più una seconda ondata, potrebbero essere tranquillamente due torri e così sarà. Non vogliono cessare l'aggressione. Dara entra con il ciclone, ottima però da parte di Click quella lanterna, terribile però quel diving corsa in fiore in tre. Non calcolano bene il mana di Raresh, Raresh non punisce e non uccide Stem Boss che ha abbastanza tempo per infliggere una seconda capocciata, guadagnare tempo, male la gestione dell'aggro e questo permette una classica uccisione. Beh, poco da fare, è il classico non diviamo Stem Boss. Stem Boss non è una persona che puoi permettere di divare, a volte lo uccidi ma lui comunque qualcosa se lo riprende. 2-1-0 adesso con questo Horn, un sacco di resistenza dalla sua, già completato quel primo getto del mantello del sole e non vuoi mettere nessuno veramente a fronteggiarlo, perché se ci metti la botta non riuscirà a ottenere molte risorse comunque in vantaggio rispetto a quanto ne otterrà la bot lane dei Samson contro Deidara, e Deidara probabilmente ci muore contro Stem Boss in questo momento, la differenza in oggetti è netta. Sì, più che altro Deidara non fa danni. Già, questa è la triste verità della situazione attuale di Raccoon. Deidara ha subito molto la fase di corsia e poi è stato messo in praticamente uno contro tre a dover difendere due torri, quindi abbandonato a se stesso e il resto della mappa di Raccoon non ha guadagnato comunque molto, perché appunto dovevi far valere quel vantaggio numerico su Stem Boss, non ce l'hai fatta. Midlane anche lì lasciata abbandonata a se stessa, ma Nighter partendo con quella kill di vantaggio ha mantenuto quel vantaggio. Ormai siamo a 11 minuti e mezzo e Samsung stanno già bussando la loro seconda torre, quindi 10 placcature con la prossima conquistata, e infatti si va a sentire la gold lead che è già sulle 3000 unità. Però poi dovrò andarmi a rivedere quel diving corsa inferiore, perché credo che ci sia stata anche una comunicazione errata. È possibile. Plox avrebbe potuto continuare a fare danni, invece si è subito arretrato per dire esco dal range, aggro voi io. Lo uccidete e poi qua, appena l'abbiamo ucciso io esco dal range della torre, ma Raresh e Darkling non avevano abbastanza danni e lì si è sentito purtroppo. E queste sono quelle occasioni in cui ti dovrebbero in qualche modo arginare quello svantaggio e invece lo vanno a moltiplicare. Purtroppo sì. Nel frattempo un altro drago conquistato e quindi l'anda dell'oceano rivelata. L'anda dell'oceano che, come dicevi, potrebbe essere utile per alcuni membri dei Raccoon per mantenersi ancora più consistenti in quel teamfight che vorrebbero raggiungere. Ma non sono consistenti già adesso. Esatto, e sarà difficile raggiungere stack di quel drago dell'oceano, perché alla fine quando si parla del drago dell'oceano è forse sì l'anima più potente, ma le stack individuali meno rilevanti, perché sono soltanto un po' di rigenerazione HP in più, che fa veramente, veramente poco al di fuori di situazioni molto particolari come l'assedio o la fase di corsia prolungata. Quindi per adesso prendere quelle stack per i Raccoon significherebbe soltanto togliere dalle mani di Raccoon, eventualmente dirigersi verso la loro anima dal late game, ma già vediamo che il loro late game non è particolarmente fortunato, non sorride loro, non come quello invece dei Samsung che tra Horn, Corki, la stessa Ash hanno una fantastica pretesa su quelle fasi finali di gioco. Già, e questo ovviamente non aiuta assolutamente i Raccoon, il loro desiderio di poter portare parità tra gli score di questa best of 5. Ricordiamo, siamo al match point per i Samsung Morningstars. Basta un solo game, questo qui, per chiudere la discussione. Per i Raccoon subire una sconfitta qua significherebbe andare poi a giocare settimana prossima contro il team che uscirà vincente dalla serie di domani, quindi o Campus Party Sparks o Cyberground Gaming. È un peccato perché per i Raccoon, per come si sono battuti nella seconda partita, per come hanno saputo risollevare un po' le loro sorti dopo anche quell'early game inizialmente svantaggioso, cedere così e spegnersi un po' nel game 3 e nel game 4 sarebbe un vero peccato. C'è da dire che questa serie ci ha insegnato a non fidarci troppo dell'early game. Questo è vero. Perché abbiamo visto grandi differenze. Però trovano una bellissima freccia, lo su potrebbe bastare, se mosse però è troppo largo. Dunque l'evocazione della forgia, ma su Darkry comunque si abbatte la furia del fabbro. Deidara troppo in là, Ekas fantastica stasi, annulla e oblitera quel ciclone, lasciando quindi a Gubi la facilità dell'uccisione. Ottima comunque la risposta di Raresh su Stem Boss. Stem Boss ormai troppo in là, flash utilizzati, lasciata 6 contro 3, non poteva fare molto altro. Dai, Samsung spingono la mano dei Raccoon in questo caso, forzano un'aggressione, molto bravi. Raresh che non riesce a sfuggire alla freccia, spostamento arcano ma arriva troppo tardi. Ma Zoe ha flashato. Zoe sì, ha flashato.
in mezzo alla wave senza un vero motivo. Vabbè, in ogni no, caso. Ha flashato durante il fight, il flash okay, della wave era un flash come raccolto. Sempre, giustamente. Per la gioia di Karen andremo a contare quante redenzioni riuscirà a raccogliere in questa partita. Per adesso nessuna, mi sembra. Strano, quindi messa abbastanza bene. Però qua appunto rivediamo un po' il fight, la freccia di Gubi che trova comunque il bersaglio, la resce un po' lento sulle reazioni, Darkly che di conseguenza deve un po' sacrificarsi prendendosi in faccia tutta l'aggressione dei Samsung. L'aggressione di Deidara qua purtroppo un po' troppo in profondità, Ekas l'ha baitato alla perfezione, cotto a puntino, trascinato sotto torre e poi stasi perfetta per evitare rischio. Stain Boss finito un po' nel lato sbagliato del teamfight e... L'agnello sacrificale, ma per i Samsung è una buona soddisfazione. E nel frattempo Nighter, che non ha preso assolutamente parte al teamfight, si è preso la corsia superiore, questa è una cosa fondamentale. Do. Infatti vediamo già qui il divario. Se ci pensi, quell'uccisione a discapito di solo una per il Raccoon e poi una torre caduta continuano ad aumentare questo vantaggio enorme su una composizione che tra l'altro non è che se la cavi male nel late game, anzi... è dove forse risplende di più grazie anche a questo Corki. Assolutamente, ancora una volta... È la quarta partita che lo dico, ma per i Samsung la parola chiave è efficienza. Siamo in queste fasi di gioco molto delicate, riescono comunque a trovare fight vincenti e ottenere risorse da un'altra zona di mappa. I Samsung riescono a spremere al massimo questi momenti di partita ed è qui che vedi la loro godlead aumentare in maniera più netta. 5.000 adesso i gol di vantaggio tra queste squadre, siamo a malapena al 16° minuto. Per Nighter si tratta di chiudere quel secondo oggetto, iniziare a staccare, anzi finire ormai di staccare la mano mune e diventerà un carry terrificante. Dal lato dei Raccoon purtroppo non ci sono così tanti danni, ancora Raresh ben lontano da quelle sue power spike. Frescovi pure ha un eco di Luden, ma non sta trovando le giuste aperture per agire. Già, e questo ovviamente non porta altro che aumentare la gold lead. Ormai siamo già sulle 5200 unità di vantaggio per i Samsung. Situazione critica, parte la freccia, un po' troppo larga. Un po' speranzoso Gubi di cogliere qualcuno che magari stesse uscendo da quel vicolo, ma... Beh sì, le stelle vaganti di Frescovi fanno danni, anche i giavellotti di Ekas non sono male, diciamolo. Evocazione della Forgia, arriva il knock-up questa volta su Darkry. Sta nella parte sua, ma questo grab vale tutto, questo grab. Giavellotti, poi l'ingresso per una double kill, double crunch, ancora una volta Ekas affamato come non mai. Si lancia, si sguinzaglia sul bersaglio. Smithers, libera i cani. Ekas sta facendo due partite veramente fenomenali. Tra questa è la scorsa. Un altro grab, click, le sta dando. Non così. Sta imboccando. È l'ora della pappa per Ekas. 4-0-3. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, che l'early game, il jungler. certo. E improvvisamente sono quasi 7.000 le unità d'oro che separano queste squadre. L'ho detto, i Samsung questa prendono partita... questi minuti e li fanno esplodere. Questa volta non so, mi sa che l'early game è abbastanza affidabile. Non vedo una facile via di reingresso per i Raccoon all'interno del game. Non hanno quelle certezze da lentieri, non hanno quella pelle. Serve un miracolo e mezzo forse anche. Il problema più grande è che il miracolo... La persona che potrebbe effettivamente cercare e trovare un miracolo è Deidara, ma Deidara è troppo indietro. Dico Deidara non perché Frescovi non ne sia in grado, ma perché non ha un campione adatto per fare veramente i miracoli. Perché ok quella bolla della nanna, ma basta uno che si mette davanti, tipo click, e il tuo miracolo è svanito. Non hai le stesse meccaniche come una Kali, come una Zir... per poter manovrare un teamfight a tuo favore. La composizione di Raccoon è quella classica composizione che io vedo e penso... Sarebbe veramente terribile teamfightare contro di loro se loro arrivano in teamfight e sono in svantaggio. In vantaggio, ma non è così, perché i Samsung hanno sempre mantenuto un vantaggio in questa partita. Dalle prime azioni, anche da quelle prime schermaglie sulla corsia inferiore, da quella prima invasione, costringere Dark ad arrivare in corsia in svantaggio e quindi fornire più spazio a Gubi e Click, liberarli già un po' durante la fase di corsia. Il primo sangue è tenuto in solitaria da Ekas sulla corsia centrale. Questi Samsung hanno subito lasciato i loro marchi sulla partita e i Raccoon adesso per rientrarci devono acquisire risorse a un ritmo superiore a quello a cui lo fanno i Samsung in questa partita, ma è assolutamente improponibile, sia perché i Samsung lo fanno sempre, sono, come ho detto ormai mille volte nel corso di questa serie, forse il team che acquisisce risorse al ritmo più consistente a prescindere dalla situazione di gioco, e soprattutto con un vantaggio del genere non puoi affatto lasciare spazio ai tuoi avversari.
Qui sentiamo i ruggiti di Ekas. Parte una freccia millenaria e colpisce Darkry, questa volta però riflessi di ragno, vede quella freccia, riesce comunque a connettere prima di tutto il proprio grab sulla torre, la propria ancora. Molto bravo qua, anche protetto un po' Raresh con il suo corpo, e quindi quella poteva essere un'altra uccisione, perché abbiamo visto click Ekas in agguato dietro l'angolo. I danni e il poke che c'è la distanza sono ancora insostenibili per il povero Raresh. Guarda Gubi, quanti danni! Non una bella situazione in cui trovarsi. 2 minuti e mezzo adesso al prossimo drago e potrebbe già essere un'anima dell'oceano per i Samsung. Il Baron si è arrivato da qualche secondo, ma non vuoi veramente muoverti in quella direzione. Già il fatto che Nighter abbia raggiunto la sua virtù della triade, il suo massimo potenziale anche con questo campione splendore prima di Raresh. Raresh ha virtualmente lo stesso build path del suo avversario, quindi sì. In questo momento questi due campioni molto simili hanno un'efficacia nettamente maggiore lato Samsung. Oltretutto Nighter ha anche uno scaling più facile assicurato con Corki rispetto a Ezreal. E non solo, mi aspetto che Stem Boss vada proprio su quella virtù della triade da potenziare. Oh, che male. Mi aspetto più un primo potenziamento su Nighter che su Gubi. Dipende, perché se vuoi andare a... Allora, in realtà penso di no, e ti spiego perché. La maggior parte delle volte che vediamo potenziamenti su oggetti immediati, come era successo in una partita forse di LCS, non mi ricordo, ne avevi anche sottolineato, che abbiamo visto una Syndra con il Luden potenziato invece del Rabadon. Ma questo perché avevi bisogno di potenziarlo in quel momento, perché avevi bisogno di un boost di danni adesso, perché eri in svantaggio, e quindi non importa, il Rabadon ancora non ce l'ho, potenziami il Luden. In qui, questo momento, Mater non ha bisogno di statistica adesso. Vai a potenziare la Madre Rovina di Gubi, vai magari a potenziare anche un oggetto di, non so, anche a Ekas, basta che a Nighter l'importante è potenziare quel frammento d'infinito. Questo se si arriva al momento in cui quel Corki da di carry, da carry da late game, può diventare ancora più potente in quella direzione, perfetto, adesso non c'è bisogno. Anzi, magari una lama delle rovine per l'appunto, per dare anche un pochino più di priorità su campioni come Ploxy che vorranno buildare HP e armature magari. Certo. E adesso è questione di setup attorno a questo obiettivo. C'è meno di un minuto per il drago e per i Samsung questo drago è una mano dal cielo, dovesse riuscire a raggiungere ancora una volta quel rush verso l'anima, molto simile a quello che abbiamo visto nel game 1. E un'altra freccia. Trovano in questo momento il povero Raresh, bravissimo click, ci sta regalando dei grab da bollino blu, qualità totale. E adesso i Samsung si portano avanti ancora una volta, 30 secondi dal soul point a questo drago. E poi chissà, anche il barone, hai appena eliminato la di carry dei Raccoon. E anche dei Dara purtroppo non ha potuto fare granché in quell'aggressione. Queste due kill sono preziosissime per i Samsung, perché vuol dire avvicinarsi a quell'obiettivo senza dover temere troppo dagli avversari. Anzi, hanno pure il tempo di fare questo pit stop sulla torre in corsia centrale e prendersi pure quella. Torre distrutta, 4-1, stanno mangiando nel piatto dei Raccoon. I Raccoon sono a stecchetto totale. Ormai siamo già quasi a 10.000 unità di svantaggio. Mio Dio. Sbarramento energetico che a poco potrà servire. Darkry si affaccia anche troppo. Bravissimo click con la spazzata. Per Nighter è il colpo finale, ma non arriva. Bruciatura? Neanche. Ma nel frattempo Ekas trova facilmente l'uccisione. Ancora una volta click assiste Nighter. Bellissima combinazione. Qui addirittura trova un'uccisione su Vreskowi. Poi la lanterna mentre Ekas chiude drago e uccisione su Proxy. Le uccisioni cadono a pioggia per questi Samsung Morningstars. E adesso, ora più che mai, le stelle sono favorevoli a loro. È il momento del barone. Senza il jungler dalla loro, i Raccoon non possono neanche sperare di poter contendere facilmente l'obiettivo. Pochi secondi alla suprema di Deidara, ma non so se puoi rischiartela. Non contro un team che ha appena ottenuto l'anima dell'oceano. Muori. Puoi provarci, ma morirai probabilmente. Non so quanta scelta abbia il Raccoon. Deidara ha già perso tutto con quel giavellotto. Arriva il Baron Buff, si lancia in avanti Ekas, prima attivazione del ciclone, ma i danni non bastano neanche per riattivarlo. Nighter in inseguimento, Raresh però potrebbe trovare ottimi danni, ma adesso si trova in grave difficoltà, costretto ad Arcal Flash. Gubi minaccia il flash di Raresh che viene prontamente utilizzato. Mentre Ekas è a caccia di vittime, oh. È una situazione veramente disastrosa, siamo ben oltre ormai, siamo a 11.000 unità di vantaggio. Allora, è brutto dirlo perché hanno combattuto fino all'ultimo, ma questo non è più l'ultimo.
l'ultima era la partita di prima. Già, era già con, sembrano aver finito un po' la stamina. In questa serie i Samsung stanno usando questo Game 4 per proprio spezzare la loro volontà di resistere. Ma d'altronde hai fatto tre game praticamente uguali, come dicevo, del main core Karthus Senna, e quando serve, boom, mi lancio una composizione del genere che sta dominando. Assolutamente. Samsung che... quindi realisticamente adesso andranno verso la conclusione della partita senza troppe difficoltà e avanzeranno quindi dopo questo primo round di playoff già non avendo mostrato molto da questa serie. Questo è ottimo per loro. Anzi, addirittura potrei richiamare alla prossima Best of 5 contro, tra l'altro, i Makers, i ban su Senna e Karthus. Ma non è neanche questo l'unica cosa che sai utilizzare. Ultima chance. Si lanciano su Egas. Potrebbero riuscire a prendere la lanterna, ma ancora una volta click Angel Salvatore. Gumi però qui addormentato, sbarramento energetico, Raresh, un ultimo attacco di Dare ancora vivo, troveranno comunque Darkry, si lanceranno su Raresh, passo falso per loro, click, un altro fantastico controllo, Ega si lancia dentro, double kill! Frescowi e Ploxy, gli unici rimasti in vita, ma ormai i Samsung stanno facendo un po' quello che vogliono nella metà campo avversaria. Ballano, danzano e i Raccoon piangono. Ekas è un cacciatore con questa nida di 8-0-6, sta facendo una delle partite più belle della sua intera stagione. Wow. Ekas ha veramente tirato fuori gli attributi in queste ultime due partite. Mio Dio, questo è il grande ritorno di uno dei più grandi carry jungler del PG Nationals. Pazzesco. E ormai per il Raccoon, l'abbiamo detto, la speranza è magrissima. I danni che hanno dalla loro si vanno a infrangere sulla corazza di Stenbosse senza nemmeno scalfirla. Questi ultimi secondi di mano del Barone sono più una formalità per spingere avanti le ondate sulle torri che una reale tentativo di aggressione pretesa, perché il Raccoon lo vediamo ormai fight dopo fight, i loro tentativi di aggressione non bastano, la loro difesa nemmeno, non sono né abbastanza veloci per aggredire né abbastanza veloci per scappare. I Samsung continueranno a giocare attorno agli obiettivi come hanno sempre fatto, e questione di minuti ormai, questione di minuti. Già. 2 minuti e 20 realisticamente sarà la fine della partita con quel drago maggiore. A meno che non scoppi un teamfight prima, e a quel punto sarebbe finito prima di 2 minuti e 20. Questo è vero. C'è da dire un po'. In queste circostanze cercare di vedere un pochino appunto il lato dei Raccoon, una prospettiva favorevole per loro. Qual è la via, se adesso arrivasse un viaggiatore nel tempo che mi dice arrivo da 30 minuti nel futuro e i Raccoon hanno vinto questo game, come avrebbero fatto a vincerlo? Perché io gli sparerei e probabilmente urlerei anche impaurito dal fatto che... Sì, quello può prescindere dalla vittoria o meno dei Raccoon. Vuol dire che qualche legge dello spazio-tempo non sta venendo rispettata molto bene. Però, in effetti, forse il più grande punto di forza di Raccoon in questo momento è Frescovi. Ed è strano a dirlo nei confronti di una Zoe 0-2-2, ma l'unica speranza che vedo concretamente per loro è giocare attorno alla visione, giocare attorno alla bolla della nanna, colpire un bersaglio fragile, che alla fine ce ne sono diversi, perché tra Gubi, Knighter ed Ekas... una buona bolla della nanna e una buona combo può portare all'uccisione. L'abbiamo visto prima su Gubi, quando Gubi ha fatto il passo falso troppo in avanti e si è beccato tutta la combo di Frescovi e di Raresh in faccia. Alla fine l'uccisione è arrivata. Una freccia molto ottimista quella parte di Gubi. Era una freccia tipo quando lanci il flare nel cielo, e quello è uguale. Per giusto dare un po' di visione, capire, per capire un po'. Se c'è qualcuno, bene, se no, pazienza. Quando è finito la E, vedi, ora è tornato. Quando è finito lanci la R. Anche perché per i Samsung cosa vuol dire perdere questa freccia? Niente sostanzialmente, se vuoi ingaggiare hai comunque Stenbosse. Non se è uno vogliono strumento... ingaggiare, è Raccoon al massimo se vogliono ingaggiare. Più che altro non avere o non avere la freccia non ti cambia veramente niente nel teamfight. Se becchi qualcuno con una freccia sparata a caso puoi far partire il teamfight della vittoria. Se hai la freccia in cooldown lo vincerai comunque il teamfight. Danni che sta facendo Knighter adesso con quel frammento di infinito potenziato. Oh sì, frammento incandescente. Sono veramente assurdi e letali. C'è anche la lama delle rovine potenziato. Volendo potrebbe potenziare anche il tormento di Liendry, giusto per dare... Non penso sia potenziabile. Non è potenziabile. Io ogni tanto mi ricordo sempre quei bordini rossi, però forse me li immagino io. È un sogno. È un sogno. Bolla della nana un po' larga e... si parte. Attenzione, Stenbosse si lancia su Frescovi. Sono ancora già una volta vita. Però click comunque va su Darkry. È una guerra tra support. Ekas è legge. Dario, un'altra uccisione, 9-0-6.
E i Samsung in realtà adesso potrebbero accompagnare questa ondata e prendersi la corsa centrale. I Raccoon sono fuori dalla base. I Samsung virtualmente possono fare un po' quello che vogliono. Il fight è iniziato, Rares era già a metà vita e appena Stenbossi ha colpito Frescovi con la riattivazione della sua suprema, anche Frescovi è andato a metà vita. I Samsung hanno subito un po' di danni qua e là, ma guarda click, quest'anima dell'oceano, sono tornati a full HP ancora prima di ingaggiare quel drago maggiore. Questo sarà semplicemente l'obiettivo che ti conferma la dominazione dal late game di questa squadra. Pure un Baron tra 6 secondi, se vuoi proprio fare, se vuoi giocare a League of Legends seguendo l'ABC, allora quello è l'obiettivo che vai a prendere per poi concludere la serie. Ma la partita è finita nel momento in cui ho visto Click che da solo stava trattenendo Plox e lo stava ammazzando di botte. Questo direi che è il resoconto finale della partita. Click, paradossalmente, grazie a una build un pochino più economica, ha comunque più risorse di Plox per poterlo combattere tra un po'. Già, soprattutto con questo drago maggiore. Pacchettino per Nighter! Mio wow. Dio! Smolecolato! Corky Boy! Trova una fantastica uccisione su Ploxy, mentre Gubi da solo si lancia in avanti. Va quel drago! Va per la double kill! Doppia uccisione! E vai per la terza! Triple kill! Gubi time! Fantastica uccisione! E poi adesso comita di benvenuto! Click si prende la sua carne! Vicina! E i Samsung Bornistars ora chiudono in scioltezza con le ultime torri, il Nexus. Samsung Bornistars ce l'hanno fatta e andranno avanti in questo playoff. GG Samsung Bornistars. Quando è l'ultima volta che hai visto un AD carry solo killare entrambi i carry avversari? Perché io ho appena visto. Vogliono Ploxy? Guarda come corre questo teddy bear. Ma come recita la canzone, addio, addio, amici, addio, è finito, è il momento di salutarci. Si gioca un po' con il cibo, ma l'esito ormai è certo, il dado è tratto, è giusto per aggiungere altre uccisioni. Mio Dio, un'altra carneficina forse? Forse un'altra carneficina? Ploxy mi sembra abbastanza determinato a non uscire da quella base. Stanno arrivando i minion. Voglio un altro. Questo game non finirà mai. Il game è già finito. Noi adesso stiamo guardando la parte la freccia, Dedara rischia grosso, ma alla fine il Nexus accompagnato. GG. Adesso sì. Adesso abbiamo l'ufficializzazione. Complimenti Samsung Morningstars. Bravi davvero. Una buona ripresa, perché alla fine quel game 2 era stato sì una battuta d'arresto un po' scomoda per loro, ma un ottimo modo di riconoscere anche un po' le loro debolezze e compensare con questo doppio pick di Ornn in game 3 e game 4, che secondo me ha fatto un'ottima differenza. Game 4 in realtà la partita è snowballata largamente fuori dal controllo dei Raccoon molto prima che i Raccoon potessero anche cercare pretese sulla stessa. Quindi complimenti per i Samsung. Avanzeranno ad affrontare i Maker settimana prossima. Per quanto riguarda i Raccoon, li vedremo quindi scendere nel girone inferiore, dove affronteranno settimana prossima sempre il vincitore tra Cyberground e Campus Party Sparks, la serie di domani. E non sarà neanche facile, perché comunque abbiamo parlato lungamente di Cyberground e Sparks e un po' il loro trend in crescita, le ottime vittorie che hanno ottenuto. In ogni caso, quindi, la Best of 5 si conclude qui con un 3-1. Vi ricordiamo come sempre il Twitter di PG Esports per andare a votare l'MVP di questa serie incredibile. Sarà interessante anche vedere un po' chi riuscirà un po' a spuntare, perché in una Best of 5 ci sono state grandi prodezze da parte di un po' tutti. Anche senza vedere eventuali prospettive e possibilità di voto, il mio voto lo lancerei a Ekkas, che con queste ultime due partite ha fatto veramente una meravigliosa ciliegina su questa bellissima torta che era la Best of 5. Ero incerto tra Nighter e Ekkas, però effettivamente Ekkas quest'ultima ce l'ha regalata. Difatti Ekkas, Nighter e Click sono quelle a cui potrete votare, quindi correte, andate, sbizzarritevi su Twitter per andare a fare la votazione di questo MVP. Ora però, come di consueto, alla fine di questa Best of 5 è il momento delle interviste. Chi, se non l'angelo salvatore di questi Samsung con le loro lanterne, con il loro grab, Click con Terenas. A voi. E finisce con un 3-1 la serie. Sono qua a fare quattro chiacchiere con Click, il supporto di Samsung Morrison. Congratulazioni per la vittoria, caro. Grazie. Ciao a tutti, ragazzi. Come stai? Com'è stata trovare questa vittoria con un 3-1? Che magari stavate puntando al 3-0, da quello che sembrava anche la performance nel game perso. Sembravate belli convinti ad andare dritti in questa serie. Sì, puntavamo al 3-0, però comunque sono stati dei bravi avversari e nulla. Abbiamo fatto anche qualche errore di troppo nel game che abbiamo perso e ci hanno puniti e quindi non siamo riusciti a fare 3-0, però siamo soddisfatto comunque.
Considerati gli errori che hai appena sottolineato, secondo te qual è una delle cose sulle quali il vostro team deve lavorare di più? Cioè, quale pensi sia la debolezza più palese che si è vista in questa serie? In generale dobbiamo essere un pochino più disciplinati, perché facciamo errori che non sono, per dire, quel team fight che sbagli il position, sbagli la play, magari face checkiamo un bash e perdiamo una kill che dà un Nash o cose del genere e diamo un po' di troppe opportunità agli avversari. Però, per dire, l'ultimo game è come dovremmo aspirare a giocare tutti i game, penso. E quindi dici, è la metodicità nel modo in cui cominciate a proporre le giocate, che sia prendere il controllo di una zona, un team fight, cioè tutto quello che prepara ad un'azione, il momento, il focus principale sulla quale concentrarsi. Sì, non fare cose inutili e fare soltanto le cose che comunque servono a prendere obiettivi o comunque ci portano un vantaggio senza rischiare di perdere la partita a caso. Quale pensi sia stato all'interno di questa stessa serie il momento in cui vi siete trovati più in difficoltà? Cioè, era uno specifico match, era una specifica draft magari che vi hanno fatto pensare o ti hanno fatto pensare subito: ok, questa potrebbe essere difficile da vincere. Allora, dopo che abbiamo perso, abbiamo messo un po' troppo in questione i nostri pick, secondo me. E non eravamo più sicuri di quello che comunque sapevamo funzionasse per noi, eccetera. Però dopo un po' a parlarne ci siamo resi conto che non era questione dei pick, ma delle play che abbiamo fatto. Per dire, quando avevamo il Nash, abbiamo fast-checkato il Bash e siamo morti. Lì magari se siggiavamo le torri avremmo vinto la partita lo stesso, quindi era più questione di errori che di pick. Nulla, ci siamo ripresi e abbiamo giocato meglio. Infatti a livello di pick abbiamo visto Karthus essere proposto e riproposto insieme a Senna, e questo è qualcosa che avreste riproposto anche nel quarto game, non fosse stato bannato, oppure avreste deviato comunque nonostante comunque abbia trovato successo quasi sempre? Dipende anche un po' da quello che avrebbero preso loro, però sì, comunque è una botlane che riteniamo molto forte, comunque l'avremmo tenuta in considerazione. Beh, allora io intanto ti ringrazio per il tuo tempo, ti auguro ancora buona fortuna per i prossimi match e congratulazioni per questo, Click, davvero GG, well played. Grazie mille, ciao a tutti. E torniamo qua all'Analyst Desk a chiacchierare un po' di tutta la serie, anche se abbiamo appena finito di vedere l'ultimo match con i Samsung Morningstar vincenti. C'è tanto da dire, perché ogni singolo game penso che ci sia stato un protagonista diverso all'interno di Samsung Morningstar che ha fatto la differenza, anche nella sconfitta. Allora, dovendo parlare di protagonismo, i Morningstars non si sono mai... distinti per protagonismo, perché comunque sono un team che tende a giocare molto di squadra, e in quest'ultima partita, come anche Click ha sottolineato dicendo dovremmo giocare ogni partita come abbiamo giocato l'ultima, abbiamo finalmente visto il team destarsi da un torpore generale che li aveva un attimo paralizzati prima. Questa è stata una serie strana, se posso dirti la mia, perché adesso voglio vedere questi team, indipendentemente da winner, loser bracket che sia, affrontare altri team, perché voglio davvero capire fino a che punto è stata quell'antisinergia a darci questo livello di gioco non alto o basso, ma proprio caotico, e quanto invece sia stata proprio magari l'inizio dei playoff, l'inizio delle best of five, delle draft fuori comfort. C'è tanto da capire e questo è una serie che ci dà solo domande, non risposte. E tra tutte le domande che appunto stai pensando te adesso, una domanda che mi sono fatto io, avendo visto questo quarto game, è: ma non è che effettivamente è stata più close la serie nei primi tre game perché i Morningstar hanno giocato comp più difficili da giocare? Cioè, mi spiego meglio. Questa è stata la prima comp che abbiamo visto da parte loro in cui c'era Corki midlane, ad esempio, poi AD carry support standard e anche una parte superiore della mappa un po' più standard. Okay. E si dice che con una formazione più standard, cioè senza... magari la Senna Karthus, dove non hai veramente degli ingaggi facili, come dicevo anche prima, dove devi stare molto attento, perché se non prendi il fight perfetto può essere molto dangerous, può essere molto dannoso per te. Hanno giocato una comp più facile, dove te hai più possibilità di mettere in difficoltà l'avversario, e l'hai vinta in 25 minuti. Uh-huh. E pensavo quindi, se fosse tipo una sorta di allenamento coi pesi, quello che hanno fatto i Morningstar, di giocare
partite un po' più difficili da vincere e in verità la loro forma finale sia questa, che è molto più convincente? Sincero, posso vedercelo, posso capirlo, perché vedi molte delle azioni durante tutto quello che è stato l'ultimo match che erano estremamente più convinte, più arroganti anche, perché quando sei in quella zona di comfort ti ritrovi con campioni con cui sei a tuo agio e di conseguenza sai qual è il limite massimo. Non che magari non abbiano esperienza con ad esempio Karthus e Senna, ma c'è una differenza di quando hai giocato un gioco League of Legends in cui hai sempre giocato tiratore e supporto standard in bot lane, adesso stai proponendo dall'ultimo anno, anno e mezzo, quello che è un una lane non standard, per così dire. Allora, su questo argomento va fatto un discorso separato, perché comunque non è questione di... cioè, i periodi di tempo che hai descritto, secondo me, vanno resi molto più concisi, perché comunque la 10.14 come patch di ingresso ai playoff è una patch complicata da interpretare. Perché è la patch che finalmente in maniera efficace va a rompere i paradigmi da corsia inferiore. I nerf precedenti non c'erano veramente riusciti, il quartetto Ezreal, Aphelios, Varus, Kalista continuava a dominare e le draft erano molto bottom lane centriche, specialmente nella fase di ban. Hai aggiunto dei pick competitivi interessanti, come Karthus, che adesso diventa un flex molto importante tra le corsie e la giungla. Hai rimosso quello stato di strapotere da parte di quei tiratori, cosa che ha favorito l'ingresso di Ashe. Quindi abbiamo non solo abbiamo quella situazione di rise and fall, dove alcuni pick non scompaiono ma perdono priorità, altri ne guadagnano. E questo ha cambiato molto gli stili di gioco. Questa, parliamoci chiaro, anche in funzione di tutto quello che vedremo in futuro, questa è una patch complicata da interpretare, competitivamente parlando. E la cosa impressionante è che comunque una delle ultime patch senza cambiamenti maggiori al gameplay, come arriverà a breve l'introduzione di Lilia, quel campione sarà competitivamente abusivo, secondo me. Però ecco, ci stiamo avvicinando ad un periodo molto complicato per chi magari deve fare da analyst per un team competitivo, non che succeda qui per qualcuno, no? Giusto, Noodles? Con chi stiamo parlando, scusa? Anche perché il mio team competitivo in questo momento abbiamo perso... non ne ha troppo, eh? Abbiamo perso delle partitacce, diciamo. No, comunque sono completamente d'accordo con quello che dici. La cosa più grande è vedere appunto i buchi a livello di ban e pick che si vanno a formare per l'assenza di Varus. Quindi non è tanto il buff o il nerf, è più un nerf a un singolo campione che ti va a cambiare completamente la struttura della draft, i campioni che vai a bannare. E appunto questa risposta è abbastanza non convenzionale, quella che abbiamo visto oggi da parte dei Samsung, cioè non convenzionale a quello che siamo abituati. E, però è sicuramente, abbiamo visto, ha una forza che sta nel suo danno late game alla fine, diciamo, cioè nel senso, sostiene danno late game che portano Karthus e Senna, se va a integrarlo a un Nazir diventa veramente molto difficile da contestare in late game. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è se riesce effettivamente a giocarlo contro un team, ad esempio tipo i Makers, mi immagino, che riescono a gestire meglio la Fog of War, la pressione sulla mappa e così, quell'essere completamente senza tool che fermino, diciamo, lo tsunami se ti arriva addosso, può essere un po' dannoso, secondo me, su una serie contro un team di livello più alto rispetto ai Raccoon. Sì. Beh, penso che sia anche arrivato il momento di andare a vedere quello che è la situazione aggiornata, perché con questa vittoria ora i Samsung Morningstar si inseriscono in un punto interessante e guardali là dove andranno al mercoledì 21 contro i Makers. Non solo, sappiamo anche come si vanno a disporre i team nell'user bracket, perché come vedete da grafica, la disposizione dei team perdenti del match 1 e 2 dipendeva dal seeding, quindi gli outplayed accedono al turno successivo, i Raccoon sono bloccati al turno precedente, e questo è tutto quello che vedremo nella fase 2. La fase 1 si concluderà domani con il primo match di loser bracket tra Sparks e Cyberground, con... una serie che sarà interessante, specialmente considerando quanto sono cresciuti Cyberground ultimamente. E se dovessi dare un pronostico, cioè un mini pronostico veloce, io forse se ne propenderei di più verso i Sparks, onestamente, perché tengo che abbiano avuto un percorso più uniforme durante lo split, però i Cyberground hanno questo effetto appunto un po' molto coin flip. Dovremmo vedere
da che parte cadrà la medaglia 3 volte su 5 domani, perché se Omon è in formato Omen, appunto, è un discorso. Se è in formato Kmon, sarà più facile per gli SPK. Io rimango fedele alle mie prediction 3-0, sempre comunque do fiducia al team che andrà poi a vincere. Ci sta. Ad ora ho azzeccato i team, non ho azzeccato molto gli score, però sono convinto un team arriverà 3-0. Tra l'altro ne approfitto per far notare una cosa, ovvero la vittoria per 3-1 dei Samsung oggi ha portato effettivamente Twitter a recuperare la posizione, quindi Twitter in questo momento è primo pari merito con Terenas nella classifica dei superior analyst, quindi potremmo essere nella Dunkest timeline dove ognuno di noi verrà direttamente surclassato dalla Vox Populi e potrebbe essere divertente, mettiamola così. Sì, infatti Twitter maggiore, cioè infatti Ocelot ha già scritto che vuole Twitter come prossimo analyst di G2. Ok, fantastico. Fantastico. Questo Twitter è bravo. Mi sembra più che giusto, ma signore e signori siamo arrivati a quella che è la conclusione di questa serata sportiva. Vi ricordiamo domani ancora una volta alle 18 ci saranno i playoff, sarà la terza giornata come abbiamo detto prima e ovviamente ci saremo tutti noi ad accompagnarvi, ma questo è quanto da parte di Terenas, da parte di Karen e da parte di Noodles. Noi vi auguriamo una buona serata, buon compleanno SpongeBob. Tuned for performance, purpose-built for gaming to play without limits. Storage solutions with the capacity, speed, and reliability to win. WD Black. Drive your game. Going in. 미안해서 어쩌나?